Se sei un appassionato di montagna, segnati questi nomi perché ho raccolto quelli che per me sono i laghetti alpini che assolutamente non devi perdere, ovviamente in Valtellina. Cominciamo con il lago Lagazuolo, posizionato a 2000 metri di quota in Val Malenco. Lo si può raggiungere con un sentiero abbastanza breve ma impegnativo partendo da San Giuseppe. Se becchi la giornata giusta, si accenderà di un azzurro turchese da lasciarti a bocca aperta. Il lago delle Acque Sparse si trova in Val Grosina a 2000 metri di quota e lo si può raggiungere lasciando la macchina a Deita e procedendo in salita circa un'ora lungo una strada sterrata, ideale per picnic in famiglia. Ma se sei più allenato e non ti accontenti di 300 metri di dislivello, puoi continuare a salire in direzione del lago Calosso. Conosciuto anche come Lago Turchino, si trova a quota 2300 metri. Sicuramente meno frequentato del precedente, può essere la meta ideale per godere della pace e della tranquillità che solo in queste zone si possono trovare. I laghi di Sassersa si trovano in Val Malenco a 2400 metri di quota. Per raggiungerli si può partire da Primolo, ma l'escursione è abbastanza impegnativa. Senza dubbio però, una volta raggiunti, verrai ricompensato di ogni singolo sforzo. Sempre in Val Malenco, a 2600 metri di altitudine, si trova il lago del Ghiacciaio Fellaria. Vince a mani basse come uno dei più spettacolari e gettonati per gli amanti delle belle foto. C'è chi lo definisce un pezzo di Islanda in Valtellina perché al suo interno si possono trovare piccoli iceberg galleggianti e una grotta proprio sul fronte del ghiacciaio. Forse il meno conosciuto di quelli di cui vi sto parlando, il lago Painale si trova in Val di Tognio a 2100 metri di quota. Per guadagnartelo devi fare una bella e abbastanza lunga camminata partendo da Carnale e risalendo tutta la Val di Tognio. Sicuramente però potrai godere di questo bellissimo panorama in tutta tranquillità. Meta ideale per chi ha anche famiglia al seguito, il lago di Collina si trova sopra Sondrio a quota 2100 metri. Ci sono più percorsi ideali per raggiungerlo, entrambi abbastanza semplici che seguono una mulattiera ben tracciata. Faccio un brevissimo cenno anche al lago Palù in Val Malenco, conosciutissimo e ideale specialmente se stai muovendo i primi passi nel mondo dell'escursionismo, poiché è facilmente raggiungibile a piedi in tutte le stagioni. In Val Viola troviamo il lago Viola, a poco meno di 2300 metri di quota, anche lui facilmente raggiungibile seguendo una strada sterrata che parte da Arnoga. Laghi di Torena, con questo nome ne raggruppo ben tre: Lago Verde, Lago Nero e Lago Lavazza, tutti appena sopra i 2000 metri di quota. Io li ho raggiunti partendo dalla Val Caronella, ma sono raggiungibili anche con partenza dalla Val Belviso. Questi ovviamente erano solo alcuni dei più belli. Se tu ne conosci altri e ti va di consigliarmeli, scrivemeli qui sotto nei commenti e iscriviti al canale per non perdere la seconda parte. Grazie.